Niente, l'uomo con gli occhiali dice anche nulla nemmeno per me. Non ho mai pensato che ci sarei voluto così tanto. Dopo aggiungo anche un'altra cosa. Di cosa stanno parlando? Beh, forse noi siamo solo employable. Come potremmo dire in italiano? Possono essere assunti, no? Si vede, boh, non so, che non hanno le qualità, non hanno. Lei dice, forse noi non possiamo semplicemente essere assunti, perché magari non hanno, boh, non hanno un curriculum, non hanno. Oppure. Magari. Non so, sono specializzati in una cosa assurda che non interessa a nessuno. Inassumibili sarebbe, sì. Però il senso è quello. Perché sono inassumibili? Vediamo. Noi siamo tutti insieme in questa cosa. Sembra il titolo di una canzone dei Nine Inch Nails, uno dei miei gruppi preferiti, che però in realtà poi è solo lui, Trent Reznor. We are all this into. Sì, qualcosa, sì, secondo me è uguale. Deve essere un qualche posto che potrebbe prenderci. Parla di somewhere, cioè qualche posto. Qualcuno, ma qualche posto. Ok. Kirio pensa, sembra che la loro caccia per un lavoro non stia andando tanto bene. Allora, ehi, ho visto, sono in tre tra l'altro, ho visto qualcosa di interessante alla stazione dei treni l'altro giorno. Siete disposti per fare un'intervista di gruppo? Ecco una cosa. Oh, hai buttato all'interno la bici, oh. Vuoi dire che ci vuoi intervistare insieme? Intervista di lavoro, eh. Vuoi che ci intervistiamo insieme? Sì, noi possiamo andare tutti insieme allo stesso tempo. E praticamente ci possiamo dare una mano per, come dire, elogiarsi uno a vicenda, no? Per dire i punti forti a vicenda. Questo sembrerebbe più. Questo potrebbe essere meno stressante di una intervista regolare. Ok, Kirio dice, pensa, immagino che ci possa essere più di una via, più di un modo per ottenere un lavoro. Questo suona fantastico. Potrei essere più rilassato con voi ragazzi nella stessa stanza. Dov'è che dobbiamo registrarci? Ascolta, origlia, manetta. Ci sto anch'io. Tu pensi che possiamo essere pronti con così poco preavviso? In quel caso, che ne dici se proviamo a fare una prova di pratica? Conosco un posto e fanno cosa? Finte interviste? Cos'è mock in questo caso? Ah no. Sì, mock è deridere. Interviste, boh. Ma sì, può voler dire anche simulate. Simulate, ma anche appunto parodie. Boh, vediamo cosa intende. Sono quattro persone. Due al gruppo. Cosa vuol dire? Formare un gruppo? Ah, ok, intende dire che bisogna fare un gruppo e deve essere fatto da quattro persone. Quindi noi dobbiamo trovare qualcuno che viene con noi. Guarda, ecco che ci siamo. Beh, allora fai una chiamata a Masui. Scommetto che anche lui è ancora senza lavoro. Buona idea. Lo chiamo in un secondo.
Ok, quindi non ci chiedano di partecipare, a parte che non ci conoscono, ma queste interviste simulate sono tenute in un punto del Park Boulevard. Ok. Facciamo, insomma, crescere la nostra confidenza e mostriamo all'intervistatore chi è il boss. Cos'è? Una specie di karaoke. Cos'è? Ok. No, non sarà ancora un altro minigioco in cui ci stanno introducendo ancora in un altro. Può essere, eh? Boh, ci vediamo lì. Va bene, ci vediamo lì. Mi è rimasta impressa ste cavolo dei due che accelerano. Ha lasciato cadere qualcosa. Un amuleto di colui che cerca lavoro. Aspetta un attimo, ma cos'è questa roba? Dovrei provare il karaoke, non sono così intonato. Ah no, ma intendi nel gioco? Scusa. Col raffreddore. Oh sì, provo adesso a cantare. Allora, vanno al Park Boulevard. Se anch'io vado da quella parte, po magari posso consegnarglielo. No, perché glielo dobbiamo consegnare? Non possiamo tenerlo invece. Ah, eccolo qua, è proprio qua, eccolo qua, non si vedeva, sulle strisce bianche. Comunque quei video lì dell'isola di Man sono straordinari, nel senso che... Allora, innanzitutto c'è un'azienda che è specializzata, si chiama Duke Video. Questi fanno sempre, ogni anno, la cronaca, eccetera. E fanno il DVD, adesso non so se sarà Blu-ray, anzi adesso è Blu-ray ovviamente, della gara di quella, de delle gare di quell'anno, del Tourist Trophy. Lo vediamo un attimo. È questo? No, quello Gravure Studio. Allora, vediamo un attimo, facciamo prima vederlo da qua. E niente, fanno questi trailer di presentazione del DVD o del Blu-ray. Una volta era il DVD, adesso è il Blu-ray. Eccolo qua, sì, è quello lì. Ok. Però guardiamo anche che cos'è. E sono fatti benissimo. Cioè, chiaramente rendono un po' romanzata quella che è la gara, perché la gara alla fine... Questo? Ok, un amuleto che possiede un'energia divina per aiutare qualcuno a trovare, insomma, la sua vera carriera di lavoro. Vabbè, ok, quindi non è una cosa per noi, sembra. Andiamo qua. Dicevo, ovviamente, se uno guarda attraverso quei... Devo fare una specie di video di presentazione di questi DVD, di questi Blu-ray. Ovviamente se uno guarda lì dice, ah che bello, tutto rallentatore, cioè non capisce la velocità folle a cui vanno. Che se io ti faccio vedere una moto che passa a 300 all'ora così, e sto con la telecamera così, è una cosa, se sto con la telecamera frontale è un'altra, se sto con rallenti è tutt'altra cosa ancora, ok? Quindi loro li fanno in quel modo lì, cioè molto, molto eleganti, molto avventurosi, con delle musiche stupende, quindi il montaggio è ottimo, l'accoppiata con la musica è spesso ottima, insomma vale la pena guardarli, poi tanto durano assolutamente nulla, durano 2 minuti al massimo. Ok, Pochitaro ha davvero portato un po' di vita al Sunflower, ma più importante ha aiutato Hayato, ma ce l'avamo già passati forse, ha portato, insomma, ha aiutato Hayato a iniziare a conoscere anche gli altri bambini, io non mi ricordo, forse l'avevamo già parlato, sembra che Pochitaro, insomma, vabbè, si stia godendo la vita lì. Sì, questo, allora, no, forse ce l'abbiamo già parlato. Allora, ok, naturalmente se tu ti senti generoso, noi accettiamo ancora delle donazioni, naturalmente.
Ok, no, l'abbiamo conclusa. E in questo momento non risulta più. Ok, l'abbiamo conclusa, quindi. Allora, noi dobbiamo mangiare qualcosa. Qua avevamo finito, non mi ricordo. Claudio dice, se vuoi cantare insieme a Kirio, a lui va bene. Sì. Allora, mancava qualcosa, vedo. Beviamo anche tutto. Cosa succede? Diventiamo ubriachi? Abbiamo preso tutto? Mi sembra di sì. Giusto, ok, abbiamo l'alcol un po' alto, mi sa. Infatti già non va dritto. Però dobbiamo anche mangiare, quindi adesso andiamo questo qui a fianco, se ce la facciamo. Questo. Ok, iniziamo. C'è uno speciale, sì. Lo speciale lo prendiamo subito. Ok, con il tonno, il polipo o il salmone. Prendiamo la zuppa. Questo cosa sarebbe? Broccoli? Che canzone. Potrebbe portarmi più a suicidio questa che il gotico. Niente, non abbiamo beccato il bonus. Vabbè. Ma scusa, aver riempito lo stomaco non ci ha aiutato un po' con la... Ma andiamo al Don Chisciotte qua. Vendono qualcosa per tirare giù. Ah, guarda che c'è, è tornata. Guarda che è tornata. Però dobbiamo abbassare. O dobbiamo andare in farmacia? Cos'è che serviva per abbassare l'alcol? Questo di sicuro no. La birra nemmeno, ma... Vedo in farmacia, cavolo. Sì, allora non abbiamo preso neanche per sbaglio, mi sa. Vabbè, allora proviamo a parlare lo stesso con lei un attimo, a meno che adesso non vuole solo che devo fare? C'è qualcosa che non va? Ah, ciao Kirio, mi spiace che ci sia qualcosa che non va, cioè sì, Alfredo in realtà dispiaciuta mi sembra, no? Cos'è? No, sì, oppure temo che ci sia qualcosa che non va. Ah, ok. La perdita sul nostro soffitto sta diventando un problema. E da quanto sta perdendo? Oh, sono anni? Ok, ma non è una sorpresa, se non possiamo permetterci le cose necessarie, figuriamoci le riparazioni. Ma adesso è peggiorata abbastanza da causare drift in questo caso. Buco? No. Che drift di solito sono le bozze, per esempio, una bozza di un disegno, però l'ultima cosa che io voglio... Ah, sì. Fall ill, ok, sì. Pratica dice che sta diventando talmente grande che tra correnti d'aria, spifferi, eccetera, lei non vuole, insomma, che i bambini possano ammalarsi. Va bene.
Quindi non so come raccogliere abbastanza denaro per poterci permettere, insomma, le riparazioni. Di quanto hai bisogno? 250.000 lire. Ma grosso modo 250.000 yen, ma potrebbero volercene milioni. Il nostro orfanotrofio non ce la farà mai a raggiungerli. Ci sono dei contratti, come si chiama? Contraenti più, no. Quello che fa la commissione e c'è l'altro. Vabbè, possiamo. Ok, quanto ti ci vuole per risparmiare? Sembra l'unica tua opzione a questo punto. No, ok, sono risposte queste, quindi. Ok, sì, Claudio dice questa cosa mi puzza un po' di truffa. Questa sensazione ce l'abbiamo avuta sin dall'inizio. Però con l'aria innocente, no, lei? Diciamo che lei, sì, abbiamo visto che è sicuramente la direttrice dell'orfanotrofio perché siamo stati in contatto anche con Haruka, quindi te l'avrebbe detto, no? Se tutta la storia anche del cane. Non. Ok, anche con le più recenti donazioni siamo fortunati ad arrivare a mangiare. Sicuramente non possiamo permetterci riparazioni. Ok, lei ha ragione, non posso permettere che i bambini vivano in queste condizioni. Ok, in questo caso tu puoi contare su di me. Ok, ha risolto. Davvero, Kirio? Sì, ma non adesso. Allora, il Sunflower è stata la mia casa. Minimo che io possa fare è di dare a queste ragazze, a questi bambini, insomma, lo stesso livello di comfort che avevo anch'io. Oh, Kirio, ti ringrazio. Ok, io starò qui ad accettare donazioni secondo come ti conviene. Oppure poi sicuramente puoi anche usare appunto il coso di bancomat. Se ti è più facile, capito? Rinnovare Sunflower. Adesso non lo facciamo di sicuro, anche perché abbiamo 250.000 in pacca, quindi non se ne parla. Lo cerchiamo di andare alla farmacia e andiamo poi a consegnare l'amuleto. Stiamo anche andando abbastanza dritti. Oggi abbiamo fatto un po' di talk show e un'altra cosa che volevo dire è questa. Allora, stavo tornando all'idea di fare il talk show. Il problema è che ok, me lo fai. Il problema è che per fare un talk show vero e proprio ci vorrebbe che ci fosse un po' di gente in live. Poi con cosa farlo io ho pensato diverse cose che mi sembravano anche carine. Una era per esempio di farlo mentre sto giocando a tipo Euro Truck Simulator, non so se lo conoscete. Praticamente guidi un camion, quindi 80-90 all'ora al massimo, spesso sulle autostrade. E quindi mentre gioco a quello possiamo fare il talk show. Tanto più se riesco a comprarmi di nuovo un volantino. Io ho giocato qualche anno ai racing e mi sarebbe piaciuto comprare quelli da 1.200 rotti euro.
Il problema è che adesso non ho la possibilità di farlo. Quelli col direct drive, che praticamente usano i motori letteralmente dei macchinari. Dei macchinari, per esempio, che usi come artigianato, per esempio. Sono motori elettrici seri, praticamente, potenti. Però, appunto, non posso permettermelo adesso. Piuttosto stavo pensando di comprare di nuovo qualcosa tipo dalla Logitech. Ho comunque una pedaliera buona perché l'avevo presa della Fanatec da Club Sport. Perché ho provato, si può guidare anche con il pad. Però un gioco di guida col pad è sempre difficile fare una cosa, parzializzare. Parzializzare il gas, parzializzare la guida. Ho visto che col pad richiederebbe troppa concentrazione. Star lì a parzializzare, diciamo, fare una curva diventa difficile, una curva, non so, per una rampa d'ingresso. Col volante diventa una stupidata, anzi, di solito sono anche abbastanza capace di guidare, sia in moto che in macchina. Quindi di solito becco sempre una curva, il giusto grado lo tengo lì e faccio esattamente la curva, no? Il padre deve sempre stare lì col pollice sullo stick a continuare a correggere, e questa cosa distrae, no? Era un'idea. L'idea era quella con il Road Track Simulator, quindi ci facciamo i nostri incarichi, vado non so, da Zurigo a Torino, quello che è. Ovviamente sapete che dura pochi minuti in realtà. Mentre viaggio si può parlare, magari metto la chat dentro nello stream. Si può fare appunto conversazione. Un altro gioco con cui si può fare conversazione, non so, è tipo i Subnautica, per esempio, cioè quelli lì in cui devi costruire, anzi, quello puoi proprio anche fermarti. Il problema è che ci vorrebbe più gente. Cioè, se la cosa è tra me, Matteo e basta, della sua ragazza, diventa un po' limitato l'argomento. Non perché non lo farei, ma perché sarebbe più interessante che ci fossero. Se per esempio dobbiamo parlare di questioni di amore, tra virgolette, sarebbe meglio che ognuno dicesse la sua, no? Anche un fly simulator, per esempio. Vabbè, l'idea mi sembrava carina, no? Come dire, diario di bordo, per esempio, una cosa così, no? Altri giochi come questi potrebbero essere anche i Sea of Thieves, per esempio, ma mentre stai navigando, lì addirittura magari giochi con la ciurma e allora tra più persone si può parlare. Però l'idea era proprio di farli più come talk show che come una serie dedicata a Euro Truck Simulator, per esempio. Cioè, vi ricordo, non l'hanno fatto anche in TV, no? Nelle specie di reality fatti così, in cui prendevano la macchina, andavano su due o tre VIPs e parlavano mentre viaggiavano. Non hanno fatto una cosa simile, mi sembra. Ecco, la stessa cosa pensavo di farla così. Mentre invece il discorso del bar di Camuroccio, spero che è copyright mio, il bar di Camuroccio potrebbe essere invece un talk show, domani potremmo fare, più dedicato agli Yakuza, alla serie Yakuza, no? Magari potremmo parlare, tu Claudio, magari potresti venire anche tu in una chat, facciamo una chat su Discord, potresti venire anche tu e potremmo parlare, no? Della serie Yakuza, soprattutto quando l'abbiamo finita, magari un po' più avanti, insomma, no? Quello sarebbe carino anche quello, no? È un talk show basato principalmente su Yakuza. Poi si potrà comunque parlare anche di altro. Le mie idee sono queste alla fine, no? Oppure concludere completamente tutti i sei e poi fare qualche puntata così, no? Qualche ora dedicata a. Sì, appunto. Certo, io purtroppo, con il mio discorso della lucida, per quella cavolo di influenza chetogenica, chiaramente avete visto, faccio a volte comunque fatica a ricordare i nomi, addirittura, quindi. Però, vediamo. Potrei mandare a te, Claudio, questa cosa, a te, Matteo, penso di sì, no? Dunque, loro sono qui per questa intervista.
voi siete qui per quella intervista, l'ha domandato proprio. Sì, bisogna di qualcosa. Ok, Claudio dice che sarebbe carino. Penso che voi abbiate perso questo. Ah, il mio portafortuna. Cioè, sta dicendo, io penso che l'ho perso, che sia stata una cosa buona perderlo. Beh, allora, diciamo che non ti ha portato fortuna, in effetti. Magari potevi anche prendere il cestino e buttarlo direttamente dentro. Mi è chiaro quello che stava dicendo. Tu, Claudio, cosa dici? L'uomo dice... Beh, è un po' una sfortuna aver perso il tuo... Che charme, sai, ci sono delle parole, non so se è capitato anche a te, Claudio, che non ti restano in mente. Magari l'ho già visto 20 volte. Amuleto. Sì, porta fortuna, ma è perché non volevo ripetere la parola, no? Amuleto. Amuleto è che in effetti ci adatta di più. Ma è un po' una sfortuna aver perso il tuo amuleto. Ma forse è per questo che siamo in questo casino. No, in realtà l'amuleto l'ha perso 2 minuti fa. Quindi c'è tra niente. Ehi, non vuol dire... Non farmela pesare, questa è tutta colpa di Masui. Perché? C'è qualcosa che non va? Lo sapevo. Ha voluto il sceneggiatore, ha detto: dai, non facciamo mangiare la foglia, no? Non facciamolo subito. Alla fine, però, dobbiamo comunque intervenire noi. Perché lui dice: appunto, noi avremmo dovuto avere questa intervista di gruppo oggi, ma il quarto ha lasciato perdere all'ultimo minuto. Ma a questo punto, perché ti è caduto l'amuleto? Allora, Masui avrebbe dovuto unirsi a noi, ma apparentemente lui ha ricevuto un'offerta di lavoro. Vabbè, ma poteva farvi un piacere, a meno che non sta lavorando esattamente in questo momento, ma... Un attimo. Ah, ok, sta dicendo, lui ha aspettato praticamente a messaggiarmi fino all'ultimo momento e l'intervista partirà tra pochi minuti e noi abbiamo bisogno di essere almeno in quattro. Con tutta questa pratica, eh? Ah. Ok, il vostro amico insomma vi ha lasciato un po' nei pasticci. Sarebbe andato tutto bene se qualcuno non avesse perso il suo amuleto. Vabbè. E non darmi la colpa a me. Non è che nemmeno tu abbia aiutato molto. Basta voi due. Insomma, litigare non risolverà nulla. Tu sei libero adesso? Perché lo chiedi? Beh. Noi siamo appunto abbastanza scossi dal fatto di non essere in grado di fare questa intervista. Noi ci siamo allenati così duramente. E allora quindi mi domandavo magari se tu potevi essere il quarto. Io? Che ne pensi? No. Ma che stai pensando? Non possiamo... praticamente il tizio non sta parlando con Kirio, sta parlando con l'altro e dice... Ma che stai pensando? Noi non possiamo semplicemente trascinare un tizio estraneo in questo. Ma lui sembra piuttosto professionale.
E poi è stato così carino da portarci indietro l'amuleto, giusto? Quindi, signore, mi dispiace chiederlo, ma potrebbe darci una mano? Io non sono esattamente uno studente. È uno studente di strada. Siamo senza speranza. Dove qua è modo di dire, ma il senso è. Piacerebbe che insomma un qualche lavoro mi cadesse dal cielo. Pirio pensa, va bene, anch'io non voglio che la loro pratica vada a vuoto. Cosa devo fare? Aiuta. Ok. Ok. Va bene, il paziente accetta, dice, per quanto se voi insomma volete continuare, insomma, io accetto. Davvero ci aiuterai, ti ringrazio. Grazie, grazie, grazie. Il mio nome è Katayama, il suo è Maezawa, quella di lei è Mizuguchi. Io sono Kiryu, basta. sì, tu sei sicuro di questo, Katayama? Beh, questo tizio è, come dire, vecchio. Adesso mi sono immaginato la scena, la scena di Kiryu quando schianta la faccia contro il muro. Ho avuto il flash. Allora, a me non importa se anche lui fosse ottantenne, noi abbiamo bisogno del quarto. Tu ci hai salvato la vita, Kiryu. Ok. In ogni caso, durante l'intervista puoi cercare di dire delle cose che possono, come dire, accordarsi con quello di cui stiamo parlando. Capisci, solo per aiutarci, insomma, per sostenerci. Ok, e quando sarà il tuo turno, prova a farci sembrare il meglio possibile. Se neanche ti conosciamo, non sappiamo un cavolo di quello che fanno loro. Come facciamo? Oh, e grazie ancora, Kirio. Che cosa mi sono messo? Cosa mi sono cacciato? Ok. Grazie a tutti per essere venuti qua oggi. Iniziamo con l'intervista. E poi dico, ma le fanno davvero queste cose? Che cavolate sono? Cioè, prende dei soldi, immagino, non so. E lui a che titolo lo fa? Perché se no, allora ci mettiamo a farlo anche noi, facciamo l'agenzia di ascoltatori dell'inter. Cioè, non so, voglio dire. Cioè, io posso far finta di tutto, no? Cioè, far finta, faccio domande a caso, magari non capisco niente di quello che stanno dicendo, cose tecniche, eccetera, e dico, sì, bravo, bravo. Ok, 100 euro, perché sono stato a sentire. Lui di sicuro il lavoro l'ha trovato, mettiamola così. Dato che questo è un'intervista di gruppo, insomma, ognuno di noi, ognuno di voi ci parlerà di voi stessi, a turno. Ok, così possiamo cominciare. Possiamo iniziare con le introduzioni. Io sono Takuma Maezawa. Ah sì. Com'è che si chiamano? Ma sì, Matteo dice, sembrano quelle cose che fanno col marketing piramidale, no? Allora, io sono Takuma Maezawa. Io Chika. Qua la nostra Chika Mizuguchi. Il mio nome è Toshiki Katayama. Kiryu, Kazuma Kiryu. Noi siamo tutti molto eccitati di essere qua, signore. Ok, aspetta, un attimo, allora dobbiamo. Ok, questo no. Questa è carina, ma io devo andare, no. Ma che bel tempo che abbiamo, eh? Perché devi scegliere queste due? Vabbè. Bello incontrarti. Incontrarla. Vabbè, è bello incontrarla. Madonna, che bravo.
lui, ah, si sforza tanto il tipo, eh? Dice la stessa cosa di Kiryu. Allora tutti adesso. Okay, hanno preso spunto da noi e tutti hanno detto la stessa cosa. Vabbè. Straordinario. Ok, una presentazione energetica crea una prima positiva impressione per ogni tipo di potenziale impiegato, insomma. Ora, sentiamo un po' riguardo le vostre forze. Non dilungatevi troppo, insomma. Struttura, ste cavolo di raffreddore. Ok, sì. Ma non esagerate perché sono rischiate di sembrare che state per vantarvi, insomma. Perché non inizi tu, Maezawa? Hi. Cosa? Beh, io ho speso un sacco di tempo al college a giocare a futsal. Cosa cavolo è? Ah, ok. Basilarmente è un calcetto, sostanzialmente, 5 contro 5, su piccoli campi. Vabbè, ti devo assumere per questo. Capito? Sul punto di forza che giocava a calcetto. Tra l'altro, 5 calcetto, quindi possiamo anche avere qualche dubbio sul fiato, no? Dici, ma no, giocavo campo a 11 e correvo come disperato avanti e indietro. Vabbè, andiamo avanti. Ok, ero così bravo che loro mi hanno fatto il capitano del team, della squadra. E noi ci siamo anche piazzati secondi in un torneo che riguardava tutta la città. Ok, la prima è: essere un giocatore di squadra è importante. Molto male che non sei arrivato primo. E così non hai studiato molto allora. Anche qua, ovviamente, la prima. Però io avrei risposto volentieri alle altre. Vabbè, essere un giocatore di squadra è importante. Ok, lui è d'accordo. E comunque il secondo posto è un risultato fantastico. Io avrei risposto, scusa. Quindi non facevi un cazzo. Non studiavi, non facevi nulla, giocavi a calcetto. Allora, Maezawa, ecco qua il sostegno dell'amico. Maezawa ha una così incredibile concentrazione quando lui gioca a futsal. Voglio dire. Voglio dire, io ho fatto un sacco di amici in quella squadra. Ok, adesso ha preso la palla al balzo e parla di se stesso. Allora, i ragazzi spesso parlavano di come io ero un grande lubrificante sociale. Lubrificante sociale, boh, cos'è? Come possiamo tradurlo? Vabbè. Questo perché eri sempre oliato, nel senso che se sei messo sull'olio. Ok, oppure lui ha davvero aiutato, insomma, le persone a unirsi, diciamo. Oppure lubrificante. Può essere un po' di più di questo, può essere un po' più di solo un lubrificante. Dai, lui ha davvero aiutato le persone. Questo è splendido. Ah, c'è un campanellino da qualche parte, c'ha in mano, nella mano di là c'è quel pulsante che fa la musica. Pensi che, tu che ne pensi? Maezawa ha un incredibili abilità sociali. Davvero un fuoriclasse? No. Cosa potrebbe voler dire Claudio qua?
Ah, ok, potrei dire lui è davvero estroverso. Ok, sì. Lui è anche davvero estroverso.